diverse, vicende delle quali si è persa quasi la memoria. Ecco, la prima risale a 80 anni fa, Clara Marchetto. Clara Marchetto nasce a Pieve Tesino nel 1911, diventa un controverso personaggio del separatismo trentino, arrestata a Bordighera nel 1940, l'anno delle decisioni irrevocabili, dei passaporti consegnati alla Francia e all'Inghilterra. Beh, addosso a lei, nella sua borsa, una borsa piuttosto capace, c'erano i disegni della corazzata Littorio, una corazzata appena varata dalla Regia Marina, a bordo della quale ci dovevano stare 2000 giovani marinai. Sfuggita alla fucilazione, condannata all'ergastolo il 21 dicembre del 1940, rinchiusa nel penitenziario di Perugia, viene liberata il 16 giugno del 1944 dagli alleati, i quali, risalendo la penisola, arrivati a Perugia, nella, questo carcere, avevano deciso che la consegna dei disegni era un atto di sabotaggio antifascista. Poi 1945-46 diventa una protagonista dell'ASA, membro del movimento separatista trentino, ed eletta consigliere regionale il 28 novembre del 1946. Viene arrestata il 1 febbraio del 1949 perché è ritenuta illegittima la Corte d'Assise della Repubblica. Finalmente la Corte d'Assise della Repubblica dichiara illegittima la sua scarcerazione. Viene comunque, c'è tutta una battaglia politica giornalistica molto intensa, molto forte, che coinvolge il Trentino, ma non solo il Trentino. Il processo, cioè, subisce una revisione del processo nel 1953 e viene condannata a 15 anni, subito, però subito condonati e subito scarcerati, visto che stava portando, secondo gli atti giudiziari, i disegni della corazzata Littorio alla Francia, e la Francia li stava veramente aspettando. Beh, lei parte da Trento, va a Innsbruck, da Innsbruck va a Parigi e vivrà a Parigi fino alla fine dei propri giorni. Un'altra data, un altro personaggio, 23 agosto del 2010 a Villazzano, viene portato Piero Terracina, sopravvissuto ad Auschwitz. Le sue prime parole, dopo aver mostrato il braccio con i terribili tisone di quei terribili numeri, dei quali forse bisognerebbe ricordare di più la presenza di questo modo, di quella tragedia, e comincia dicendo: vi racconto l'inferno, e uno dei diavoli di questo inferno è Celeste di Porto, detta Pantera Nera o Stella di Giuda o Stella Giudia, una bellissima ebrea, donna ebrea, la quale nel 1900, dopo l'8 settembre del 1943, con l'arrivo dei tedeschi a Roma, è quella che vendeva i correligionari a Herbert Kappler, quello delle fosse radioattive. È giudiziariamente dimostrato che ad ogni ebreo che lei indicava, o ai fascisti o alle SS o agli uomini di Kappler, prendesse 5.000 lire. Naturalmente finisce la guerra, viene scoperta da alcuni ebrei in una casa di tolleranza a Napoli, fugge da Napoli, viene arrestata e rischia veramente la pena di morte. A un certo punto, durante il processo, questo processo, si viene a sapere che lei ha deciso di abbandonare la fede ebraica per convertirsi al cristianesimo, e viene nascosta a Trento nel focolare di Chiara Lubi, che allora si trovava in via Cervara, in cima alla via Cervara, sotto quella chiesa dove adesso ci sono l'ippocastadi, quella fontanella, e c'era questo ingresso del focolare di Chiara Lubi con questo focolare sempre acceso. Il 22 maggio del 1948 il settimanale Tempo, allora il più letto in Italia, diciamo l'indomani della vittoria della Democrazia Cristiana alle elezioni del 18 aprile del 1948, le dedica il primo di cinque puntate, ogni puntata di 3, 4, 5 pagine, con le fotografie di lei, il titolo Peccato e Redenzione, che mostra il battesimo, la cresima, la comunione, come posso dire,
lei vestita in un suntuoso abito bianco, accanto a lei c'è una figura di donna molto elegante, vestita di nero, con la violetta nera, e tutti si domandano chi è questa persona, la madrina. Beh, questa madrina si chiamava Elena Hoff, nata in Slesia, che faceva parte, era ufficiale dei servizi segreti della Gestapo. Beh, tutto avviene ad Assisi, nel monastero di clausura delle Collettine. I sacramenti gli vengono impartiti dal vescovo di Assisi, Giuseppe Nicolini di Villazzano. Ecco, tutta questa storia viene documentata dall'agenzia di stampa United Press. Le fotografie sono le fotografie di Life, quindi una cosa estremamente importante, estremamente grandiosa per quell'epoca. E poi il Mossad, cioè lo Stato di Israele, che nasceva proprio in quell'epoca. Il Mossad era venuto a Roma, aveva cominciato a cercare i personaggi che avevano tradito gli ebrei, e soprattutto stava cercando lei. Mossad la sta cercando, e poiché la Celeste di Porto dava fastidio alle sorelle della clausura, beh, il 2 aprile del 1948 viene con un taxi, viene portata a Trento. Sul taxi c'è la superiora delle suore del Giglio, c'è il vescovo di Assisi, c'è lei, e viene portata nel focolare di Chiara Lubi. Fratello di Chiara Lubi, Gino Lubi, che fa parte del Comitato di Liberazione Nazionale, avverte le pope, quelli che partecipano, dei pericoli che andavano correndo. E allora a un certo punto si decide di far sposare questa donna con un trentino del quale si è persa assolutamente traccia, e poi un anno dopo, probabilmente nel 49, questa donna scompare completamente. La ritroverà poi un cronista di un giornale a Genova, ma si perderanno le sue tracce. L'ultimo racconto di lei risale al 3 novembre del 2013 dall'Unità. Ecco, questa donna dove ricostruisce il processo che era stato celebrato a Roma, e conferma che fece arrestare e uccidere più 10, 20, 30 ebrei. Questa è la storia di questo personaggio e anche delle persone trentine che sono vissute attorno a lei. Beh, da questo personaggio andiamo invece ad Odilia Zotta, femminista cattolica, in quell'epoca particolare del divorzio, del conto quaresimale nel Duomo, che ha i capelli bianchi, se lo ricorderà senz'altro. Quando nei bar di Trento si parlava di queste femministe come le figlie del diavolo, eccetera, eccetera, soprattutto al bar Magione di Piazza Dante, e lei era contraria a quelle femministe che nelle piazze gridavano l'utero è mio, lo gestisco io, oppure quelle altre che, sollevando con la mano sinistra l'indice e il medio e aprendolo e chiudendolo molto rapidamente, gridavano zac zac, che non era chiaramente il riferimento a Zaccagnini. Ecco, lei è una di quei personaggi che nei giorni del conto quaresimale sulla porta del Duomo legge brani del libro di Don Milani. È una sociologa, studia soprattutto la SLOI. Ecco, è la morte, il suo famoso articolo La morte fuori busta, racconta perfettamente in 50 pagine pubblicate poi in un libro il dramma della SLOI, quello che era successo, che diventa un dramma acutissimo nella tarda sera, nella notte del 14 luglio del 1978, quando chi, appunto, ripeto, i capelli bianchi, si ricorderà benissimo che ci fu questo rischio di catastrofe, con la possibilità che tutta la città di Trento venisse distrutta. Beh, il lavoro di Odilia Zotta c'è in questo libro, è un lavoro forse il più importante, il più bello e più completo, e quindi bello sulla SLOI, però dal 1948, o meglio ancora dal 1939, quando la SLOI mise piedi a Trento, beh, l'incubo è un incubo nella città,
che c'è ancora una bomba ecologica perennemente innescata che non vorrei consegnare ai nostri nipoti. L'ultimo personaggio, secondo me è un personaggio estremamente interessante, molto importante, tragico e drammatico, nel quale anche si va sbarrendo la memoria, Margherita Cagol, la Cagol secondo le trasmissioni televisive dell'epoca. Cattolica, fortemente impegnata nel sociale, l'avevo conosciuta molto bene perché veniva a collaborare al giornale Antoise nella redazione di Piazza Lodron, si sapeva che tutte le mattine andava a messa, che tutte le mattine si comunicava, suonava in maniera virtuosissima la chitarra, e si laurea con Francesco Alberoni nel 1969 con 110 lode e quando riceve la laurea alza il braccio sinistro con il pugno chiuso nel saluto comunista. Lo stesso anno si sposerà con Renato Curcio a San Romedio, nel santuario di San Romedio, che ovviamente per chi è cattolico induce alla preghiera, per chi è laico induce ovviamente alla riflessione, all'attenzione, quantomeno ad una, insomma, San Romedio non è una chiesa qualsiasi, e la ritroviamo quando lei decide con Curcio di fondare le Brigate Rosse. Addirittura Curcio dichiarerà che lei, che Margherita, sua moglie, voleva l'organizzazione armata più di me, più forte di me. 4 giugno del 1975 nel Monferrato c'è il sequestro dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia, che viene preso, caricato su una macchina, trascinato nella cascina Spiotta e lì legato nella cantina. Arriva una pattuglia dei carabinieri su un'auto civile, sono tre uomini, l'ufficiale che li guida si rende conto che in quella casa ci può essere qualche cosa di anomalo, bussa più volte alla porta, una donna si affaccia, è il volto di Margherita Cagol, l'ufficiale dei carabinieri non la riconosce ovviamente, ribussa di nuovo, la porta si spalanca, esce lei e lancia una bomba a mano che ucciderà un carabiniere e ne ferirà un altro. Lei verrà uccisa dal terzo uomo della storia. Ecco, da questa galleria, questo brevissimo spazio che ho dato a queste quattro figure femminili, ecco, c'è la necessità di recuperare una memoria ormai ampiamente, cioè recuperare questa memoria nel modo più ampio possibile e nel modo più corretto possibile. Perché c'è il rischio c'è il rischio attuale con la velocità delle notizie, dei sistemi di trasmissione, eccetera, di dimenticare in fretta. Quindi questo lavoro molto bello, molto complesso, non facile, non facilissimo da leggere, sicuramente difficile da scrivere, però è una sorta di indice di galleria di donne trentine di grandissima importanza. Grazie.